Benvenuti su Espero Channel. Oggi parliamo dell'asse dell'oggetto. Quando noi selezioniamo un elemento, viene evidenziato l'asse che ci permette di manipolare il nostro oggetto. Quindi, prendendolo nella parte centrale, quindi in questo cubettino che appare, lo spostiamo nelle tre dimensioni. Selezionando uno dei singoli assi, possiamo vincolarlo a uno dei tre assi di movimento, oppure, prendendo uno di questi archi, ci muoviamo sul piano dell'asse di direzione in cui andiamo a lavorare. Quindi abbiamo i tre piani di lavoro. Stessa cosa poi accadrà per quanto riguarda la gestione di movimento, scalatura, rotazione. Quindi abbiamo possibilità di vincolare o manipolare in maniera libera il nostro oggetto. L'asse è l'elemento che ci permette di o manipolare l'oggetto o definire una serie di deformazioni, rotazione e scalatura, che andiamo ad applicare allo stesso. Quando un oggetto è parametrico, quindi come in questo caso il cubo con delle sue proprietà, l'asse non è spostabile dal centro dell'oggetto, perché l'oggetto stesso viene generato attorno all'asse. Questo significa che io non posso manipolarlo. Posso solamente utilizzarlo per le varie trasformazioni, ma non posso spostarlo dalla sua sede. Quando ho un oggetto invece poligonale, ho la possibilità di andare in modalità asse, oppure temporaneamente tenendo premuto il tasto L, vedete che si attiva la modalità asse, e posso spostare l'asse rispetto alla sua sede, in modo che io possa, nel momento in cui lo muovo, andare a manipolare il mio asse in maniera più precisa. Se io vado a premere mentre muovo il mio asse il tasto L, mantengo la stessa impostazione, quindi che io abiliti qua oppure che lo faccia al volo è esattamente la stessa operazione. L'asse può essere spostato per tante ragioni, può essere una situazione per la animazione, per cui voglio un centro di azione in questo punto, oppure potrei volere il centro di azione dell'asse attorno a una superficie, quindi potrei volere che l'asse sia centrato su questa parte. Il tutto avviene grazie alla possibilità di controllare il come l'asse si adatta a ciò che io seleziono automaticamente, quindi di default se io seleziono più facce l'asse si posiziona sull'ultima, ma potrei decidere tramite asse di modellazione non di lavorare sul selezionato, quindi l'ultimo elemento di selezione che mi si combina con gli altri elementi, ma potrei decidere che sia relativo all'oggetto, quindi quello che avevo impostato in precedenza per posizionare il mio asse, oppure tante altre opzioni. A livello di oggetto potrei anche decidere che non sia l'oggetto stesso l'origine dell'asse, ma, trascinando qua un altro oggetto, l'asse prenderà la centratura su un oggetto vicino, che può essere sempre comodo per tante situazioni. L'orientamento dell'asse, quindi come viene ruotato l'asse rispetto all'oggetto, è anch'esso importante perché in alcune situazioni, come i rig, potrebbe influenzare in maniera positiva o negativa le operazioni che andrò a fare. Ricordate che normalmente le operazioni da fare sono lo spostamento dell'asse e non rotazioni o scalature, perché questi vanno ad alterare poi la geometria dell'oggetto stesso. Quando io sto lavorando di modellazione, quindi una qualunque posizione di selezione o di manipolazione dei miei oggetti, l'asse, se in modalità selezionato, salta automaticamente all'ultima selezione e si allinea come normale, quindi come posizione, alla selezione. Se voglio un orientamento differente, devo scegliere un orientamento assoluto, quindi è assoluto rispetto al mondo 3D
e quindi sarò poi io a eventualmente girare gli assi rispetto a quello che è l'ambiente, oppure, come è nella maggior parte dei casi, l'asse sarà allineato a quella che è la superficie, quindi più coerente con quello che ci serve. In questo modo, a seconda di quello che andiamo a scegliere come orientamento di asse, abbiamo la possibilità di lavorare in maniera più comoda e soprattutto più versatile. Una cosa importante, se noi abbiamo selezionato un asse e l'abbiamo spostato rispetto alle sue origini, quindi ad esempio l'abbiamo posizionato qua, se ho la necessità di centrare l'asse su una selezione, ma solo su uno degli assi, come allineamento, come orientamento e tutto il resto, a me basta utilizzare lo strumento centra-asse, che in funzione di una selezione facce, bordi, punti, sarà in grado di centrarmi l'asse solo su uno dei tre assi di lavoro, invece di centrarlo in automatico su tutti i punti. È importante, prima di eseguire questa operazione, riportare l'asse in modalità oggetto, altrimenti ogni volta che vediamo una selezione, lui centrerà completamente l'asse su questi elementi. Quindi sotto mesh, centro asse, invece di usare i preset, utilizzo centro-asse che è quello completo per tutti i vari elementi. Quindi a questo punto, se io switcho per esempio sui lati, gli dico di andare a centrarsi su tutti i lati selezionati e con un clic si centra su tutti gli assi. Se invece voglio che sia centrato solo su un asse, ad esempio asse X, solo dei punti selezionati, è possibile solo su un asse mantenendo gli altri assi. In questo modo noi possiamo combinare ogni tipo di allineamento, di centratura e rotazione su diverse entità, perché nel momento in cui noi andiamo a cliccare sulle diverse entità e scegliamo entità differenti, lui andrà a centrare e posizionare i nostri elementi come allineamento, come posizionamento e come struttura, il tutto in funzione di ciò che noi andiamo a impostare. Questo strumento centrasse in tantissime situazioni ci può far risparmiare tempo e ci crea una modifica molto precisa della posizione dell'asse, che è uno strumento fondamentale sia nella modellazione che nell'animazione. Questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso Espero.